Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video recensione. Ho fatto il mio solito check e mi sono trovata tantissime cose da dovervi recensire. Partirei dai prodotti solari e creme dopo sole, perché siamo nel periodo, vorrei evitare di fare queste recensioni praticamente a settembre dove servono soltanto a me. Quest'anno ho scelto il doposole, lo comprai l'anno scorso, ma l'ho ripreso quest'anno. L'anno scorso non ho avuto modo di recensirvelo, quindi ve lo recensisco quest'anno. Comunque ho scelto tre prodotti più naturali. Me lo ribadisce anche Amélie. Ho preferito puntare più su prodotti più naturali rispetto al classico prodotto da supermercato o comunque negozietto. Partirei dal doposole perché l'ho più sott'occhio ed è il prodotto che, come vi ho detto, ho comprato anche l'anno scorso, che ho ritrovato quest'anno e sono stata molto contenta di averlo ritrovato. Il prodotto è questo della Rouge, Rouge Plus, è una crema doposole idratante. Si chiama Dopo Bronze Maxi, sia viso che corpo, da 200 ml. Crema dopo sole ricca di sostanze coadiuvanti nell'azione idratante. Regala sollievo e freschezza dopo l'esposizione solare. Applicare il prodotto sul viso e corpo. Avvertenza: evitare il contatto con gli occhi. Applicare sulla cute integra e non irritata, arrossata da agenti esterni o altre cause. Non usare in caso di intolleranza verso sostanze contenute. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Ok, non ingerire. Va bene. È una confezione da 200 ml e come da indicazione la sto usando sia sul corpo che sul viso dopo l'esposizione solare, perché non è estremamente pesante, mi piace come profumo, mi piace come mi idrata e mi tiene idratata anche la pelle del viso. Questa è la crema. Dove sei? Che ho perso, è molto delicata, è quasi gelatinosa, una crema gelatinosa, mi piace tantissimo. La trovo molto fresca e rinfrescante, è anche tantissimo idratante, non è la solita cremina stupidina che non ti idrata nulla e dopo una giornata di mare che già sei disidratata di tuo, la tua crema non fa niente, anzi è veramente corposa ma al punto giusto, si assorbe abbastanza facilmente. Di solito cerco di evitare di rivestirmi nell'immediato secondo dopo, quindi mi incremo. Anche il viso, mi incremo viso con tutto fino giù ai piedi e da tantissimo anche per i piedi perché come ben sapete il piede si disidrata tantissimo ovviamente quando viene a contatto con l'acqua del mare o anche il cloro della piscina, quindi sto idratando anche i piedi con questa crema e ho un corpo morbidissimo, la pelle del corpo morbidissima. Vi stavo dicendo, mi incremo e prima di rivestirmi cerco di attendere almeno 5 minuti in modo tale che la crema venga assorbita del tutto e non venga risputata, perché a volte il problema è che se la crema è troppo pesante, come la crema che non sto usando, che sto usando in questo periodo quando non mi espongo al sole, ve la recensisco nel prossimo video recensione, quella è molto pesante. E una giornata come quella di oggi veramente sputa, la mia pelle sputa. Comunque, ritornando alla recensione di ora, si assorbe molto rapidamente, la pelle non la sputa, neanche quella del viso. Ho avuto un pochino di magagne, forse da estrema idratazione, non si... No, non credo che si veda, ma ho un brufolazzo in questa zona. Non so se problema della crema oppure problema che mi sono ritrovata ad andare al mare nell'ultimo fine settimana mentre avevo il mio ciclo, quindi si sono accumulate vari fattori, quindi non vi saprei dire se crema è la crema che mi ha fatto uscire il brufolo oppure no, ho tutta una serie di variabili. L'anno scorso non ho avuto nessun tipo di brufoli eccessivi sul volto, quindi io suppongo che siano stati altri fattori a farmi uscire il brufoletto. Comunque, come crema dopo sole, corpo e viso,
dopo Bronze Maxi è perfetta, mi è piaciuta tantissimo. Continuando a parlare di viso, questa è la crema solare che sto usando in questo periodo, è dell'Equilibra, è la crema solare Aloe, viso anti-age UVA, anti-aging sun face cream, SPF 50 UVB, protezione molto alta, Pro Sun UV Complex, 20% aloe vera, water resistant, senza profumo, con l'olio di argan, protegge la pelle dalle scottature, con ingredienti naturali ad azione IR, fotodermatologicamente testato, senza petrolati, parabeni, senza profumo, made in Italy, qualche altra informazione... È una crema leggera, priva di profumazione aggiunta, studiata per la protezione della pelle e del viso contro i raggi solari e l'invecchiamento cutaneo e per conquistare una abbronzatura sana e naturale. L'olio di mandorle dolce e il burro di karité assicurano la giusta idratazione ed elasticità. L'olio di carota stimola la naturale difesa della pelle contro gli effetti nocivi del sole. L'olio d'argano unito alle vitamine E e C svolge un'efficace azione antiossidante, contrastando i radicali liberi e aiutando a prevenire e a contrastare i danni del fotoinvecchiamento, con ingredienti naturali che costituisce la protezione della pelle dai raggi IR. L'aloe vera Equilibra, contenuta in importanti quantità, idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle, offrendo una protezione potenziata. Avvertenze: per una pelle più sana, esposizione solare, vabbè, le solite indicazioni di proteggere, non prendere il sole durante le ore più calde, proteggere i bimbi, va bene, le solite. Questa l'ho pagata in offerta 12,50 euro, è una confezione da 75 ml, preferito questa anche per il contenuto, perché di solito quelle da viso sono da 50 ml. Questa è la confezione e ora vi faccio vedere anche la crema, eccola qua, bianca ma molto leggera, cioè veramente è una crema così leggera al tatto, non appesantisce il volto, lascia questo profumo sul viso, tutti i suoi ingredienti tra gli oli, i burri, l'aloe vera che si sente tantissimo, ti lasciano questo scia, questo profumo addosso molto estivo, molto piacevole. La pelle rimane idratata, non unta, non sbiancata, mi piace tanto, mi sento protetta, mi stavo affogando, mi sta piacendo tantissimo e la utilizzo anche ovviamente come crema solare cittadina, quindi quando esco durante il giorno nella città, e anche sotto il make up. Io di solito utilizzo sempre il mio fondotinta della Flormar, che anche quella è un SPF se non erro 30, vi lascio la recensione del prodotto nelle schede informative, e anche della crema solare che ho usato in questo periodo, quella della Venus. Se metto la Venus, questa e il prodotto e il fondotinta, il mio make up rimane comunque lì fermo, fisso, tranquillo, non si muove neanche di una virgola, quindi anche come base make up è ottima. In questi giorni che sono stata, ho fatto un fine settimana al mare, come avete visto nel vlog, io ho avuto la pelle idratata, non mi si è arrossata, non ho avuto scottature, ovviamente l'ho stesa anche sul collo, le orecchie, dietro al collo, sul décolleté, e mi sono trovata veramente molto molto bene, la consiglio caldamente. Di questa linea, questa marca fanno un sacco di prodotti, creme solari, spray, anche molto basse, 10 non la utilizzerei mai. Per il viso c'è anche la 30, c'è anche lo spray per capelli, quello lo vorrei provare. Poi c'è, vabbè, anche la versione per bimbi, per cucciolotti, la linea bimbi. Fanno diversi prodotti, mi piace come azienda. Mi sto trovando veramente bene, la consiglio caldamente.
Ultimo prodotto per questo video è ancora una crema solare, è quella che sto utilizzando sul corpo. Questa della Omnia è latte solare ecobiologico bambini SPF 50+, molto alta, sempre per viso e corpo, pelle sensibile. Questa però non la utilizzo sul viso, ho preferito comprarla a parte. Allora, protezione minerale naturale è opaca e visibile, ed è verissimo, sulla pelle, riduce il rischio di scottature da disattenzione, può lasciare traccia sugli indumenti, asportare sotto la doccia con una spugna, ok. Allora, questa è vegana, voglio vedere se ci sono altre informazioni dietro, ma ho difficoltà con queste unghie a sollevare. Forse ce l'ho fatta, sì, c'è un altro papiello qua sotto. Vabbè, soliti consigli, cosa fare con i neonati, i bambini. Allora, latte solare SPF 50 della linea Omnia Eco Bio Sun è specificamente formulato per proteggere la pelle sensibile e delicata dei bambini dai danni dei raggi ultraviolenti. Contiene un sistema di schermi fisici e minerali che assicura un'elevata protezione contro i raggi UVB, riducendo il rischio di allergie da filtro solare. È arricchito da una miscela pregiata di oli naturali e biologici, tra cui l'olio di mandorle B emolliente e delicato sulla cute dei bambini, olio di sesamo antiossidante e fotoprotettivo. Vabbè, evitare il contatto con gli occhi. Ok, come abbiamo potuto leggere, è un prodotto visibile, veramente molto visibile. Un attimo, che è rimasto pochissimo, la voglio far vedere. Sbianca tantissimo, non è per niente trasparente sul corpo rispetto a quella dell'Equilibra. Eccola qua. È un bel cremozzo, ora ho messo giusto una punta, un bel cremozzo pesante, ora mi ritroverò con la mano bianca. Allora, sinceramente, buonissimo profumo anche questa crema. Non mi dispiace avere una crema che sbianchi il corpo, considerando che ha un filtro molto alto fisico all'interno, e quindi mi fa anche vedere dove sto appoggiando la crema, se la sto mettendo bene. Mi piace tantissimo sotto questo punto di vista. È molto difficile da stendere quando si ha la pelle o sudaticcia o comunque bagnata, quindi per una seconda applicazione, tipo dopo essersi fatto il bagno. Io cerco di asciugarmi, farmi una doccia di acqua dolce quando sono in un lido, se sono invece in una spiaggia wild, amen, non si fa. Quindi cerco di asciugarmi e poi metto la crema. Con la pelle sudaticcia, bagnata dal sale, eccetera, l'applicazione diventa un pochino più complicata. Non è infattibile, quindi si può fare, ma bisogna avere un pochino di esperienza. Poi, come vi ho detto, il fatto che ha lascia questa scia un po' bianca ti fa capire bene dove la vai a applicare, ed è perfetta. È molto nutriente, ho notato. Io per bambini li storcerei un pochino il naso, perché un cucciolotto non si sta tantissimo fermo mentre tu gli spalmi creme e cremine, anche perché, vabbè, non ho ancora cuccioli miei, ma ho portato a mare diversi cuccioli negli anni, e più le creme sono di facile, che si spalmano molto facilmente, più loro sono contenti. Una crema che è difficile da spalmare li rende nervosi e vogliono subito correre a mare, quindi io questa la eviterei sui cucciolotti. E sugli adulti ovviamente ti cionchi sulla sdraio oppure sull'asciugamano e aspetti un attimo e ti metti la crema. L'unica pecca. Qualche altra informazione: non mi ha scottato, non ho rischiato scottature, comunque sono andata a mare nelle ore più calde questo weekend. Ero bianca, sono rimasta bianca, però non ho rischiato scottature, mi sentivo la pelle protetta, idratata, buono, un'altra crema buona. Ok,
video recensione per i prodotti solari e di idratazione post solare finisce qui. Io spero che questa recensione ti sia stata utile. Se ti è stato utile, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su e di iscriverti al canale se non vuoi perdere i prossimi video. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!